Giuliana Manica, assessora regionale al turismo. Questa operazione nell'insieme, nel mondo del turismo piemontese, che importanza può avere? Ma una grande importanza, questa diventa non solo la più grande ATL del Piemonte, ma una delle più grandi ATL d'Italia. Dopo l'evento olimpico e paralimpico che ci ha messo sulle mappe turistiche nazionali ed internazionali, per il Piemonte dal punto di vista turistico nulla è più come prima. Dobbiamo cambiare, modificarci, essere all'altezza della nuova vocazione turistica che in qualche modo ci siamo scoperti e che si è affacciata, e per realizzare degli obiettivi significativi, cioè un aumento significativo dei flussi turistici nei 5 anni successivi alle Olimpiadi e impedire e contenere al minimo la caduta dei flussi post-olimpici che è avvenuta in tutte le varie realtà, noi abbiamo bisogno anche di strumenti nuovi. Qui ci sono le professionalità che hanno fatto le Olimpiadi nelle 3 ATL precedenti, le più importanti che potessimo trovare. Il fatto di metterle insieme determinerà un fatto per cui la quantità e la qualità si integreranno a vicenda. Nello stesso tempo si dovranno trovare professionalità a livello tecnico turistico tra le migliori per poter gestire questa fase, ed io penso che questa sia anche un'occasione per raggiungere obiettivi significativi. Quali prodotti turistici più importanti? Ma certamente il congressuale, su cui dobbiamo immediatamente fare una riflessione, ma certamente la montagna, ma certamente il turismo naturalistico, ma unito al turismo culturale a Torino, alle sue residenze storiche, col grande veicolo dell'enogastronomia, non dimenticandoci che ci sarà un grande evento nel prossimo autunno, l'apertura della Vinaria Reale.